Intanto buongiorno e grazie a coloro che mi seguono, seguono il mio canale, anzi i miei canali, e un grazie soprattutto a quelli che commentano e a quelli che anche mi danno dei suggerimenti, commenti e suggerimenti ai quali io cerco di rispondere per quanto mi è possibile, soprattutto quando pongono delle questioni. E suggerimenti che anche cerco di seguire per quanto mi è possibile, ovviamente. È certo che quando qualcuno mi chiede di leggere un libro che richiede un mese di tempo, magari di 400 pagine, allora è più difficile seguire il consiglio, ma per quel che riguarda soprattutto il mondo del racconto o della poesia, non ho difficoltà a venire incontro ai vostri suggerimenti. Anzi, mi sono utili perché insomma, quindi mi danno nuove idee, insomma, nuove prospettive, insomma, da seguire. E un grazie intanto a quei, mi pare siano intorno a 250 ormai, che si sono iscritti al nuovo canale. Io spero che sempre di più si iscrivano a questo nuovo canale perché ho intenzione di farlo crescere. Farlo crescere vuol dire che mi interessa postare soprattutto nei prossimi tempi quelli che sono i racconti più importanti della letteratura mondiale e quindi di fare un lavoro anche di scelta e di lettura di racconti che hanno uno spessore notevole, insomma, che è importante conoscere o ad aver sentito. E poi questo nuovo canale mi serve anche per raccogliere il meglio di quello vecchio e magari di riproporlo in una forma più semplice. Mi spiego, tipo un romanzo come I Demoni che è articolato in tanti, tanti video, decine di video. Ovviamente vorrei riproporlo nel nuovo canale dedicandogli un video e allegando a questo il link della playlist dove poi chi è interessato a quel romanzo trova organizzati uno dietro l'altro in sequenza tutte le puntate del romanzo, insomma l'intera lettura del romanzo. E quindi in questo modo con un solo video si potrebbe sintetizzare e raccogliere una mole di lavoro che ha richiesto invece tanti video nel mio canale, insomma, quello tradizionale. Allora, il nuovo potrebbe essere anche l'occasione per riproporre e per organizzare questo materiale. Quindi troverete continuamente le nuove proposte e alcune proposte vecchie che mi sembrano le più interessanti, che magari non sono state raccolte, non sono state viste, sono state fatte in tempi in cui gli iscritti al canale erano molti meno. E quindi magari riproporlo in modo tale che ci sia ancora l'occasione di poterle ascoltare. Nel canale vecchio continuerei invece comunque a lavorarci, a proporre tutte le altre cose di cui finora mi sono occupato, se ne avrò tempo e voglia, e soprattutto ad andare avanti con quelle che sono le letture di maggior spessore, quelle dei romanzi, insomma. Recentemente ho ripreso qualcosa che avevo iniziato in precedenza, cioè Umiliati ed offesi di Dostoevskij, e vorrei portarlo a termine in un giro di tempo non troppo lungo. Nel frattempo, sono riuscito a concludere una lettura a cui ci tenevo e che mi piacerebbe venisse ascoltata, venisse usata, e cioè Così parlò Zarathustra di Nietzsche. A questa, che è stata una lettura abbastanza impegnativa, ho portato a termine anche alcune altre letture articolate in più video perché sono romanzi di una certa consistenza. Uno è Il Gran Sole di Hiroshima, che è un romanzo interessante, soprattutto per spiegare ai ragazzi, insomma, ai più giovani lettori, visto che fa parte della letteratura dedicata ai più giovani, per spiegare quello che è stato, le conseguenze, insomma, l'atmosfera di quella che è stata la bomba atomica per Hiroshima, insomma, no? E quindi come ha influito
nella vita, cos'è stata, insomma, come è stata vissuta e anche come è stata preparata in qualche modo. Altra lettura di una certa consistenza dalle Mille e Una Notte è stata la lettura della storia di Aladino e della Lampada Meravigliosa, lettura che a me è piaciuta molto, tra l'altro, che ho anche provato a commentare e che se possibile vorrei che ascoltaste, insomma, perché Le Mille e Una Notte è una miniera talmente grande che vale la pena di essere, alla quale vale la pena di attingere un po' alla volta. Poi ci sono altre letture che sono in sospeso, che dovrebbero essere completate. Una lettura che mi piacerebbe completare sono le Memorie di Adriano, della Yourcenar, che ho cominciato e che vorrei finire un po' alla volta, anche questa ovviamente. E l'altra, La filosofia nel boudoir di De Sade, di cui ho letto l'incipit, ma che anche questa mi piacerebbe portare a termine. Altre cose di cui adesso non ricordo con precisione sono rimaste in sospese e un po' alla volta vedrò di concludere anche quelle. Sono cose che richiedono ovviamente tempo e lavoro, quindi datemi tempo, continuate a seguirmi e succederà che queste cose vengano finite. E nel frattempo il nuovo canale, come dicevo prima, si dedicherà a una produzione nuova, soprattutto che riguarda il mondo del racconto. Una selezione, un aiuto l'ho avuto anche dal gruppo di Leggo Letteratura Contemporanea, no? Che, essendo un gruppo numeroso, ha fatto uscire in un post quelli che sono all'interno di questo gruppo i racconti considerati più belli, più interessanti, insomma, della letteratura mondiale. E quindi a questi anche mi riferirò, cioè seguirò un po' anche i consigli che sono venuti fuori da questo gruppo di lettura per la scelta dei racconti da proporvi. Se poi qualcuno di voi mi suggerirà altri racconti, volentieri, all'interno di tempi di lettura contenuti, diciamo di sotto di un'ora, sarà mio interesse poterli leggere e postare sul nuovo canale. Quindi per favore continuate ad iscrivervi sul nuovo canale, perché altrimenti scatta un meccanismo per cui se nessuno guarda un video che posto nel nuovo canale, succede che poi, come dire, lo posto nel vecchio e allora non si attuerà mai quella che dovrebbe essere una fase di ricambio, insomma, un pochino di passaggio dal vecchio al nuovo, no? Nello stesso tempo, però, io sono così, per un mio difetto di carattere, sono affezionato alle mie cose passate. Non riesco a disfarmi dei miei ricordi. Le cose le conservo anche se non le rifarei più, anche se non mi sento quasi più di ascoltarle o di vederle, no? Ma così come gli oggetti, anche le cose che ho fatto, insomma, in qualche modo, mi dispiace buttarle via, non riesco, quindi non riesco ad eliminarle. Però un po' alla volta vanno superate, insomma, perché poi uno non è più quello che era allora. Io spero che nel tempo si migliori, anche se poi dopo una certa età forse è più difficile migliorare nel tempo, anzi si rischia di peggiorare. Però, insomma, questo è l'auspicio. Hoc erat in votis. E quindi, siccome non riesco a eliminare molte cose che andrebbero anche eliminate, perché sono il mio passato al quale sono legato, però è necessario andare avanti, è necessario cambiare anche il tipo di immagine, non rimanere fissi in un determinato modello, no? Un'immagine fissa che non si muove, che non si adegua al tempo, ai tempi, insomma. Quindi, siccome è necessario fare anche questo, diciamo così, il vecchio canale rimane così articolato com'è, anche perché è stato fatto un lavoro, ho cercato di organizzare anche quasi tutto in playlist, quindi questo rimane. Ma una proposta più agevole, più rapida, più moderna, insomma, diciamo, meno ridondante, vorrei poi farla nel nuovo canale. Oltre a questo,
di canale ce n'è stato un altro. Perché ho pensato questo, insomma, mi è capitato di leggere parecchie favole e fiabe. Insomma, ho letto l'integrale delle favole di Esopo, ho letto alcune favole di Rodari, Filastrocche, ho letto parecchie fiabe, dalle Mille e una Notte, ma soprattutto dalle fiabe italiane di Calvino, Grimm e così via, e le ho postate un po' alla volta. Allora, io sono uno di quelli che pensa che il mondo della fiaba, del racconto, e mettiamoci dentro anche il mito e la leggenda, insomma, no? Siano dei mondi importanti per il bambino, per i piccoli, per i più piccoli. Sia un qualcosa, soprattutto quello della fiaba tradizionale, che non può essere sostituito, insomma, che tutto quello che viene prodotto attualmente per l'infanzia semmai si possa affiancare, ma non possa sostituire quello che di importante, e questo lo riconosce anche la psicanalisi infantile, ha in sé il mondo della fiaba, quella tradizionale, quella che i nonni raccontavano, o i genitori, nel caso dei più fortunati. Inoltre, c'è anche questo, che mentre un romanzo un adulto se lo legge, se lo sottolinea, insomma, sceglie il tempo, l'opportunità e magari lo ascolta in situazioni particolari, ma insomma è un di più quello di ascoltarne la lettura. Un di più, secondo me, interessante, utile, ma è sempre un qualcosa che può essere sostituito dalla lettura diretta. Ecco, il bambino piccolo ancora non sa leggere e anche il bambino un po' meno piccolo, più volentieri ascolta, cioè non è la stessa cosa ascoltare per un bambino che leggersi una storia. Per storia intendo favola, racconto, mito, tutto quello che volete. Quindi il valore che ha il sentir leggere, il sentir raccontare, quando non lo fanno direttamente i genitori, perché allora si instaura anche proprio il rapporto diretto, affettivo con la persona che ti è accanto e che ti racconta e che ti legge. Beh, insomma, a questo punto ritengo che l'utilità di trovare qualcosa di già letto e di qualcosa che poi si rifà alla letteratura classica della fiaba, del mito, del racconto per l'infanzia, della favola. Bene. Qui, diciamo, la funzione del lettore diventa ancora più importante, vorrei dire insostituibile, se non fosse invece sostituibile dal nonno, dal genitore, quando c'è, ma sempre meno i nonni e i genitori raccontano le fiabe, le vecchie fiabe della tradizione ai nipoti e sempre, almeno l'idea che mi sono fatto io, poi posso sbagliare, contraddetemi volentieri se è il caso. Ecco, allora, in questo senso, rifacendomi poi al titolo di Bruno Bettelheim, Il mondo incantato, che ha scritto un libro, proprio Bettelheim è uno psicanalista infantile, che ha scritto un libro dedicato alla psicanalisi della fiaba, insomma. Psicanalisi è altra chiave, secondo me, importante di lettura del mondo, no? Non a caso, adesso divago un attimo, ma non a caso, per esempio, anche personaggi come Recalcati, insomma, il lavoro che sta facendo anche Recalcati sulla psicanalisi, sulla divulgazione, insomma, della psicanalisi di Lacan, no? Trova spazio adesso, insomma, in un mondo in cui quasi ci si stava dimenticando della psicanalisi, no? Tempo fa, diciamo, la psicanalisi era ritenuta soltanto uno strumento così a cui, come dire, si poteva lasciare andare il borghese arricchito che aveva dei soldi da buttare via. Insomma, in realtà non, si riteneva che non servisse a molto questa chiave interpretativa del reale. Fosse più una cosa soggettiva, insomma, la scoperta dell'inconscio. Invece, insomma, si sta verificando e stiamo anche capendo come tutto sommato la chiave psicanalitica è una chiave, secondo me, importante di interpretazione del reale,
E quindi anche il lavoro che sta facendo Recalcati, uno dei tanti, ma non solo lui, è un qualcosa che ci dà uno strumento in più, è uno strumento non indifferente per capire come si muove il mondo. Il mondo, anche la società, così come è organizzata e così via, le dinamiche storiche. Quindi, psicanalisi. Bethlehem, psicanalisi della fiaba e quindi della sua importanza per il mondo infantile. Ecco, questo libro di Bethlehem si intitola Il mondo incantato. Il suggerimento quindi al titolo di questo nuovo canale, al nome di questo nuovo canale, mi viene da quel libro. Quindi questo nuovo canale si chiamerà Il mondo incantato. E nelle copertine dei video, che ovviamente saranno video di racconti e di fiabe, avrete questa dicitura, il mondo incantato. Quindi sappiate che quando trovate questo tipo di copertina con una fiaba accanto, questa fiaba sarà postata in questo canale e sarà letta da me, molto probabilmente. Quindi a questo nuovo canale anche vi invito ad iscrivervi, ovviamente così non è che posso chiedere di iscrivervi a tre canali contemporaneamente, ma se avete voglia, se avete interessi al mondo della fiaba e soprattutto se avete degli amici o dei conoscenti che hanno dei bambini piccoli, eccetera, ai quali consigliare un ascolto della fiaba che sia rispettoso della tradizione, rispettoso di, come dire, di come la fiaba è stata scritta, che non la stravolga, insomma, che non la tagli, che non la riduca a qualcosa a volte di un po' patetico. Bene, allora, se avete qualcuno a cui consigliare, faccia sì che poi questo canale venga conosciuto dai più piccoli, insomma, e vi possano in qualche modo attingere, e se non dai più piccoli, proprio perché sono piccoli, dai loro genitori, insomma, che possano sfruttarlo per questo, a me fa piacere. Quindi l'idea, siccome poi le fiabe sono anche delle cose per lo più, non sempre, ma abbastanza brevi da leggere, con molte eccezioni, cercherò di postare su questo canale una fiaba al giorno, forse magari non tutti i giorni ne posterò una, ma capiterà magari che ne posterò anche due di seguito. Quindi ci sarà un arricchimento progressivo, insomma, no? Ci saranno le fiabe, ci saranno fiabe tradizionali, fiabe che ho già postato in questo canale, e molte fiabe nuove, sempre cercando le fonti dove queste fiabe sono raccontate in maniera scritta, in maniera il più integrale possibile, insomma, quindi rispettando tutti i passaggi della fiaba, che è importante, e a volte anche cercando la traduzione che più sia facile da leggere e quindi da far recepire al bambino che ascolta o al bambino che è in noi che ascolta. Poi mi sono accorto che anche tutto sommato, anche in chi è adulto, non è stata persa del tutto l'attenzione o la voglia di ascoltare o di leggere fiabe. Qualcosa si è conservato in noi, no? Di questi bisogni infantili, ma anche umani, insomma, no? Di avere delle storie che poi recepiscono proprio le istanze fondamentali dei nostri bisogni, del nostro stare al mondo, e che soprattutto siano la sintesi, come ho detto altre volte, di tutto quello che le società nel loro organizzarsi hanno costruito come valori, come simboli, modelli di comportamento. Ecco, allora questo nuovo canale si chiama Mondo Incantato ed è dedicato al mondo della favola, come dice il titolo, mondo della fiaba, insomma, il mondo fantastico, insomma, dei sogni, della fantasia, il mondo incantato. Leggo per voi invece
è il nome del canale che vi ho già presentato e che ha già cominciato a diventare attivo, a funzionare, e al quale già 250 persone circa si sono iscritte e spero che altri continueranno ad iscriversi. Insomma, secondo me ne vale la pena. Questo canale continuerà ad esistere. Contiene tanta roba, è un po' difficile da sfogliare, diciamo così, è un po' difficile da navigare, ecco, con un termine più moderno. Però soprattutto sarà il contenitore delle letture più lunghe, quelle articolate in più video, insomma, diciamo così, delle letture di romanzi importanti a puntate. E poi anche di arte varia, insomma, perché così, insomma, come chi mi segue ha avuto modo di constatare, insomma, non ho fatto soltanto lettura, ecco, insomma, se mi capiterà la voglia di fare qualcos'altro, in futuro lo posterò in questo canale. Allora, vi ringrazio per l'attenzione e continuate a rimanere, ad iscrivervi, insomma, come ormai vi invito spesso a fare, ma avere questo feedback con voi anche legato alle iscrizioni, insomma, come dire, è quello che motiva soprattutto ad andare avanti, insomma, quindi a continuare in questa attività, che conferma, insomma, che conserva il fatto che ci si può sentire per questo utili, insomma, che non si fa una cosa così volatile nel vento, insomma, ma che qualcuno almeno ne trae o ne può trarre un qualche beneficio, insomma, una qualche utilità. Grazie, un saluto a tutti e buona giornata.